Salve a tutti ragazzi, io sono Lord Spectre 96 e vi do il benvenuto sul mio canale. Come promesso, oggi vi porto l'analisi e la traduzione del nuovo aggiornamento introdotto su War Thunder, ovvero X-Wing Strike, ragazzi. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con questo fantastico trailer. Bene ragazzi, i due grandi aggiornamenti come New Power e Hot Tracks sono stati un ottimo modo per concludere il 2020, ed essendo in primavera è tempo di godersi una nuova serie di nuovi veicoli con grafica, meccanica e tecnologia migliori. Infatti in questo nuovo aggiornamento avremo aerei con ali a oscillazione variabile, con annessi nuovi HUD, avremo nuovi suoni e nuovi modi per usare la bomba nucleare che noi tanto amiamo, e vi parlerò di tutto questo e di molte altre cose interessanti nei prossimi minuti. Il nuovo aggiornamento X-Wing Strike ha ricevuto il suo nome dal ramo dei veicoli sudafricano, che fa parte dell'albero tecnologico o Tech Tree britannico. Quindi finalmente possiamo dare il benvenuto a tanti nuovi veicoli. La corona di questo ramo è un Top MBT, ovvero l'Olifant MK2. L'Olifant MK2 o Mark II è una profonda modifica del famoso Centurio. Questo carro può vantare un motore da 1000 HP, ha un'armatura aggiuntiva per scafo e torretta oltre alle ottiche termiche, il che lo rendono un carro molto competitivo al VR di 9.3. Il Rückert MTTD ha una velocità di 120 km/h su strade pianeggianti ed ha una torretta completamente rielaborata. Infatti il cannoniere e il comandante ora siedono sotto la culatta del cannone, mentre il servente è stato sostituito da un sistema automatico di ricarica. Dopo il Rückert possiamo vedere un'intera famiglia di veicoli ruotati, ovvero il Raytel, oppure Raten. Infatti potremo scegliere tra tre differenti veicoli: il primo armato con un cannone da 90 mm, il secondo con un cannone da 20 mm e l'ATGM Milan, e il terzo infine con un modulo mitragliatrice e il sistema ZT3 con 3 ATGM. Ma vediamo gli altri veicoli che ci offre questo aggiornamento. Qui possiamo vedere il primo jet con ali ad oscillazioni variabili. Questo tipo di ali rende la maneggevolezza perfetta a qualsiasi velocità. Il veicolo in questione è il cacciabombardiere sovietico Su-17M2. Con le ali dispiegate possiamo vedere alcune prestazioni decenti sia in decollo che in atterraggio, mentre con le ali ritratte si possono raggiungere velocità maggiori più velocemente. Questo velivolo presenta degli ottimi missili aria-terra a guida laser. Un altro velivolo nuovo è il francese Mirage 3E, è un cacciabombardiere multiruolo. È abbastanza manovrabile da ottenere la superiorità aerea e anche armato abbastanza bene da distruggere un certo numero di bersagli terrestri. Il Tech Tree tedesco invece riceve una nuova corazzata di punta, l'SMS Kaiser. La sua armatura laterale ha uno spessore fino a 350 mm. Come armamento principale è dotato di 10 cannoni da 305 mm e con 5 lanciasiluri subacquei ci offre l'opportunità per attacchi furtivi. Altre due eccellenti aggiunte sono il jet americano Vought F8 Crusader, mentre per i cinesi abbiamo l'F5A Freedom Fighter. Questi sono solo una parte dei veicoli che hanno aggiunto. Infatti, ragazzi, vi consiglio di sbloccarli tutti e mi fate sapere poi nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento e di tutti questi veicoli. Ma ora parliamo di nuove tecnologie e meccaniche di gioco. Su alcuni aerei ora potremo usare l'HUD o HUD, ovvero il display del parabrezza della cabina di guida, che fornisce ai piloti la navigazione e una serie di informazioni speciali in modo da non dover perdere tempo a guardare la strumentazione della cabina di pilotaggio. Ci sono anche alcune nuove armi. Infatti gli aerei ora possono impiegare i nuovi missili tattici aria-terra, come missili TV guidati o a ricerca laser semiattivo.
Parlando dell'aggiornamento della grafica, possiamo dire che questo aggiornamento introduce nuovi effetti di impatto più dettagliati per i veicoli terrestri e per le superfici, il che rende le battaglie di terra ancora più spettacolari. E possiamo vedere anche il nuovo menu della scelta dei proiettili, che ha nuove animazioni descrittive che dimostrano il principio di funzionamento del colpo e la sua interazione con l'armatura a diverse angolazioni. Ovviamente, ribadisco che questo non è un elenco completo di tutte le cose che ci sono in questo nuovo grande aggiornamento di quest'anno. Infatti, la prima cosa che si può avvertire in gioco è l'aggiunta dei nuovi effetti sonori. La bomba nucleare è ora disponibile con i carri di un PR elevato. Le navi da guerra hanno anche nuove decorazioni. E tutti i modelli di danno alle corazzate sono stati interamente rielaborati, cosicché le battaglie navali diventeranno molto più coinvolgenti. Tutte le informazioni dettagliate di questo nuovo aggiornamento le potete trovare sul sito ufficiale di War Thunder. Link in descrizione. Il video finisce qui, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Inoltre vi comunico che ho aperto un canale Discord dove potremo giocare insieme e parlare di War Thunder. Troverete il link giù in descrizione. Vi ricordo di lasciare un bel like per aiutarmi a crescere e commentate qui sotto cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento e di War Thunder. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per le news. Da Lord Spectre è tutto, ciao ragazzi, e al prossimo video!